Bentornati sulle nostre frequenze, questa sera Pallacanestro Rovello contro Ardor Bollate. Ardor Bollate che è tredicesima in campionato con 6 punti, con 15 partite giocate, 12 perse e 3 vinte, mentre il Basket Rovello ha raddrizzato leggermente la classifica dopo la bella vittoria presa la scorsa settimana. Abbiamo 8 partite vinte e 7 partite perse. Basket Rovello che questa sera fa a meno di Botti, un po' influenzato, entra con Nicolas, Sugar, Losa, Davidino e il numero 11 Barbizan, autore della bomba che ci ha portato al supplementare contro Cislago. Basket Ardor Bollate che entra con Binaghi, Calloni, il numero 7 Villa, il numero 20 Danesi ed il numero 8 il capitano Lazzati. Questa sera speciale le riprese della web tv di Piero. Cominciamo con i due arbitri che non abbiamo mai visto su questo campo, che sono Rebosio e Riccardo Motta. Via, palla 2, riconquista la palla Nicolas subito e la dà subito a Sugar per il primo giro. Davidino contro il numero 7 Villa. Losa, vediamo, va in pick and roll con Nicolas che poi va via e la dà a Barbizan. Intercettazione della palla da parte degli avversari, rimessa dal fondo per i nostri. 7 secondi al termine della prima frazioncina di gioco. Losa gira per Sugar, blocco di Barbizan, una preghiera tirata da Del Pero ma non prende neanche il ferro. 24 secondi passati, no, 14 secondi perché c'è stata una deviazione sul tiro e quindi si ripete da 14 secondi. Un secondo, scusate, mancava un secondo. Vediamo se Barbizan compie il miracolo. Accarezza il ferro, sputata fuori. Allora Bollate pronto per il suo primo attacco con Danesi, per Binaghi che la fa girare per il capitano temporeggia un po'. Villa contro Davide, una bella penetrazione di Villa che prende il ferro corto, schiaffotto e poi riconquista Nicolas la piovra, la sua palla. Davide cerca di ubriacare Villa, scarico per la prima bomba di Ricky Losa. Primo minuto già passato. Bollate che gira sul perimetro, sotto per sempre il capitan Lazzati che si gira molto bene, stoppone di Barbizan, corriamo e invece no, Nico. Fallo del numero 20 Danesi sul velocissimo Davidino Terraneo. Primo fallo per i nostri ospiti di questa sera, l'Ardor di Bollate. 20 da giocare in questa azione. Barbizan per Nicolas che lo dà a Sugar, ancora Losa, Barbizan che sportella sotto con il centro, Nicolas che sale per bloccare, per Sugar, scarico fuori ancora per Losa, manina buona di Losa, ferro lungo, era troppo vicino, lui è abituato a tirare da 3, corre veloce in contropiede, Villa la scarica fuori, penetra e scarica di Binaghi, non si capisce però con Calloni e quindi rimessa dal fondo per i nostri. Davidino contro Villa, Barbis, ancora Davide, blocco, Nicolas ancora fuori, siamo un pochino lenti questa sera in attacco. Arresto e tiro di Davide Terraneo, 5-0 per Rovello. Ancora Binaghi, Villa, temporeggia sempre Villa, passa sui blocchi, numero 7 e poi viene fermato irregolarmente da un fallo di Ricky Losa. Sono due liberi,
per Villa, classe 1984. Primo per Villa, non toglie però la ragnatela dal canestro. Secondo libero. E secondo libero invece che va dentro. 5-1. 7-40 al termine di questo primo quarto. Ancora Davide per Barbizan, dalla sua mattoncino. Non riesce a prendere la posizione per tirare, però esce Losa. Losa in punta di piedi e la mette. 7-1. Mini break di Losa. 5 punti per le sue mani. Ancora Davide contro Danesi, penetra e scarica, la perde, poi la riconquista ancora Danesi, blocco, pick and pop, sotto, giocato molto bene, Barbizan, che cerca di stoppare ma fa passi giustamente di Calloni, giovane del 1994, rimette Max Barbizan per Sugar, che chiama la transi. 7-1 sempre per il basket di Rovello. Nicola esce fuori, doppio blocco in alto, il scarico fuori per Barbizan, finta al tiro, fuori ancora per Sugar, che perde la maniglia del pallone. Regaliamo un pallone ai ragazzi di Bollate in questa azione. E allora ancora Danesi. Danesi per Villa. Sugar cerca di intercettare il pallone, non ce la fa. Rimessa a 14 secondi da giocare per i nostri avversari. Sempre Danesi. Sempre Danesi, l'uno contro uno contro Davidino. Un sottomano di destro. Due punti. 7-3. Da Davidino che si gira, si arresta. Barbizan. Losa che passa sul blocco. Altro blocco di Nicolas per Manina Calda, Davidino, altri due, 9-3. Scarica sotto per una bella intercettata di Losa, che va a realizzare e prendere anche fallo da Capitan Lazzati, 11-3, fallo di Lazzati sulla penetrazione di Ricky Barbizan, ottimo l'intercetto di Nicolas Porro. Dopo la persa di Calloni, tiro libero supplementare per i nostri. Ferro lungo, quindi 11-3, resta lì il punteggio. 4 minuti passati in questo primo quarto. Esce Barbizan per pressare, riesce poi Villa, prende il blocco, penetrazione, e poi Nicolas cerca di, ce la fa, intercetta il pallone, glielo ruba. Corre veloce il contropiede. Sugar, che si fa intercettare il pallone dal piccolissimo Danesi, e quindi abbiamo rimessa laterale per i nostri. Esce Davide. Losa, resta il tiro ancora di Losa, che finta il tiro e poi la dà a Barbizan, che settimana scorsa era più preciso invece sta settimana. E poi bravo Losa. Bravo Losa che va a rubare la palla in mezzo a tre. Ricominciamo a giocare con Sugar. Sugar fuori per Davidino. Taglia e poi sta fuori. Cerca di organizzare il gioco. Ancora per Losa. Ancora per Losa. Bombettina che è corta, era senza ritmo. Purtroppo Ricky Losa. 5-15 alla fine del primo quarto. 11-3 con il basket Rovello. Binaghi, arresto tiro, che resta in bilico, e poi Barbizan lo riconquista. Sfortunata la conclusione di Binaghi. Davidino in penetrazione contro 4, fallone, fallone del numero 19, va a schiaffeggiare, due liberi anche per lui. Minuto di sospensione giustamente chiesto dall'allenatore Luca Carli, aiutato da Walter Carrozza. La settimana scorsa, come dicevamo,
I ragazzi del Basket Rovello sono andati in quel di Cerro Maggiore a vincere una bella partita di 80-65, mentre i ragazzi dell'Ardor Bollate a casa loro hanno perso con la Polisportiva Lierna, che è veramente in grande forma in questo ultimo periodo, per 61-78. L'Entate sempre più padrona del campionato, con un bel 15-15 nel girone d'andata. Speriamo che questa sera qualcuno cerchi di mettergli il bastone tra le ruote. Questa sera giocherà in quel di Casorate, Casorate che è a sesta a 18 punti in campionato. Vediamo se riusciranno a fare la prima caduta all'Entate. Rientrano i ragazzi, rientrano i ragazzi di Rovello, sono sempre quelli ed anche quelli di Bollate. Libero, primo dei due liberi per Davidino, solo rete, 12-3, secondo libero per Davide. Secondo libero è rimbalzo per i ragazzi di Bollata, che volano un pochino la sua canestro. Grilla, penetrazione contro Nicolas, poi schiaffeggio di Barbizan che cerca di deviarla su Nicolas, ma che non ce la fa, e quindi sarà rimessa dal fondo per i ragazzi di Mr. Carli. Ancora Danesi contro Davidino, esce Barbizan per raddoppiare, bomba da 1500 metri da parte di Capitan Lazzati, che prende solo rete ma quella sotto il ferro. Sugar scarica, zingarata, penetrazione di Barbizan, ancora per Losa, ancora per Nicolas, dal suo 4 metri e mezzo, 14-3 per i nostri. Cerca di entrare contro la nostra corazzata, poi scarica fuori per Danesi, finta di tiro e passi di partenza da parte di Danesi, buon fischio degli arbitri, rimessa per i noi, va a recuperare la palla Barbizan, e poi la dà Losa, 10 cm di vantaggio sul suo avversario, potrebbe sfruttarlo per le penetrazioni, invece no, Davide, un arresto e tiro, ha sputato, peccato dal ferro. Poi infrazione di linea nel fondo da parte di Nicola Sporro, che riconquista il pallone. Promozione in questo momento, perché ti piace tanto, anche qua. Scusate, allora Danesi, poi il nuovo entrato, Romei, fuori ancora per il numero 20 che prova un'altra bomba, non va, allora Sugar che finta la penetrazione subisce fallo, non è buono il canestro perché era molto prima del tiro, doppio cambio ancora per i ragazzi di Coach Carli, entrerà il numero 11 Mitrano ed il numero 12 altro Mitrano, escono Vinaghi e Danesi, esce poi a riconquistare il pallone Sugar per Davidino, poi intercetta, un ottimo pallone, e poi vola in contropiede, e poi Barbizan che va a stoppare, vola in contropiede Villa, e Barbizan che va a stoppare Mitrano, due tiri liberi per lui, vediamo se riesce a muovere un attimino il suo tabellino, la pallacanestro di Bollate, primo libero sul ferro da parte di Luca Mitrano. Secondo libero che prende il ferro lungo. Quindi ricomincia l'azione Mitrano, un po' di accompagnata, la dà all'altro Mitrano,
e la scarica fuori per il nuovo entrato Romei. Scarica ancora per Nutano, finisce il tempo, finisce il tempo, buona difesa da parte dei nostri, cambio per noi, doppio cambio da parte dei nostri, entra Lollo e il nostro Gio Borghi ed esce Jack Porro e Sugar Del Piero. Un bollino, se riesce a regalarci qualche bombetta. Ancora Lollo contro Mitrano per Barbizan, ancora Lollo, Barbizan per Losa, utilizzato parecchio questa sera, fuori per Gio Borghi, a posto i piedini, bombettina anche di Gio Borghi, mano calda, microonde di Giorgio Borghi, appena entrato subito una bella bomba, 17-3, in bambola completa i ragazzi di Bollate, fuori per Mitrano ancora, non riescono a giocare, difendiamo bene questa sera, penetrazione, fallo di Lollo non fischiato, il numero 7 Villa, ancora Asciuga, si è scusato ancora Davide, fuori per Gio Borghi, fuori per Lollino, Lollino Franco Bollato, va in sottomano per Barbisanco, non capisce, e poi fallo inutile di Losa qui a metà campo, cambio ancora per noi, entra Daniele Amadio ed esce Ricchi Losa, buona la sua, 7 dei 17 punti sono suoi, entra Amadio, vediamo se ci regala anche lui qualche bella bomba, rimessa intanto qui vicino a noi da parte di Romeo Longhena, classe 1994, salutiamo l'arbitro che ci nasconde il pallone, l'altro arbitro ha qualcosa da dire sulle proteste dell'allenatore Luca Carli. Il pubblico rumoreggia, tifeggia, ancora Mitrano, pick and roll non giocato contro l'altro Mitrano, penetrazione di Villa, molto bella, rimbalzo di Barbizan per Amadio, ancora per numerissimo, fallo non fischiato, numerissimo, un bel passaggio per Valentino Terraneo, scarico fuori per Mitrano, bomba di Mitrano che addomesticata dal ferro va dentro e diventa un 17-6. Dubbio sul fallo non fischiato e poi Lollo che va a penetrare, non è buono giustamente il canestro, ma sono due tiri liberi per Lollo Lanzi, esce allora il numero 16 Calloni e rientra Binaghi, classe 1979, entra anche il giovanissimo Davide Erba per noi, esce un ottimo Barbizan, vediamo Gabriele Onerba cosa ci combina, primo libero, rete, 18-6, 1.34 da giocare, basket Trovelle, secondo libero, buono, siamo a 19, è riuscito a limitare molto bene la difesa, l'attacco di Bollate questo primo quarto, gira il pallone allora Bollate, la bomba e non va da parte di Romeo Longhena, rimessa per i nostri, 1.23 da giocare, Lollo, Lollo contro Mitrano, Borghi per Davidino, Davidino in penetrazione, scarica per Davide Erba, passi, passi giusti, ha mosso i piedi prima, passi perfettamente fischiati anche questi dagli arbitri, quindi si va, si va per Mitrano che va in penetrazione, fallo di Erba che stoppa e termina la penetrazione, uscirà anche Davidino adesso, esce Davidino e mettiamo Moscatelli, buona Davidino, lato per i ragazzi dell'Ardor di Bollate, riesce a prendere il pallone Mitrano, Mitrano penetra e scarico,
finta di scarico molto bella da parte di Villa, fallo fischiato giustamente al numero 5 Moscatelli, appena entrato subito a far danni. Libero supplementare, 55 secondi da giocare, 19-8 per i nostri. Libero supplementare per Villa, che farà solo rete. Ed è buona. 19-9. Lollo ancora. Anticipato Erba, che poi riesce a recuperare in estremis la palla. Moscatelli si palleggia sui piedi. Mannaggia lui, Lollo va a cercare di stoppare e poi riesce a distrarre il giocatore e quindi parte contropiede, passo di partenza di Moscatelli, inguardabile questa sera Moscatelli, inguardabile Moscatelli, Lollo ha servito male e allora andiamo in blu. Alla dottoressa piace Moscatelli, ma no, a noi questa sera non piace purtroppo. Lollo, giochiamo blu, fuori per... Tira fuori per il numero 4 Romei, penetra lo scarico, poi riconquista il suo pallone Romei, Vitrano penetrazione e poi scarico sotto. E poi fallo di Davide Erba sul numero 7, sempre Villa, due tiri liberi e 17 secondi per questo ultimo possesso. Primo libero di Villa. Buono il primo libero di Villa. Secondo libero di Villa. Solo rete e quindi 19-11. Vediamo se riusciamo a portarci sulla doppia cifra. 14 al termine. Conteremo a 10 secondi dalla fine. Eccolo qua. Partito il gioco. Pick and roll. Guarda. Si palleggia sui piedi Lollo, mannaggia lui, e poi Erba cerca di rimediare in qualche modo ma non ce la fa, quindi andiamo a riposare per questi primi 10 minuti sul punteggio di 19-11. Diamo i ragazzi di bollate chi è il miglior realizzatore della squadra. È Romei, il numero 4, che ha 12 punti di media a partita. Tra i nostri ragazzi invece, visto che i punti sono distribuiti in modo molto molto più sparpagliato, il miglior realizzatore è sicuramente Botti, seguito da Davide Terraneo. E poi seguito da, che è il terzo, Barbisana, Amadio, Borghi Giorgio, ce ne sono un sacco, uno in fila a quell'altro. La prossima settimana saremo invece in quella di Verbano Luino, quindi sarà una bella trasferta lunga, sarà un venerdì sera molto lungo per i nostri ragazzi, giocheranno alle 21.15 in quella di Verbano Luino, trasferta forse la più distante di questo campionato. Facciamogli in bocca al lupo ai ragazzi di Calorago, che questa sera schiereranno il primo americano. Vedremo se vi aiuterà a cercare di sistemare la prima vittoria. Salutiamo il signor Villa, che cortesemente saluta. Ci mancherebbe altro. Siamo qui apposta. Via, riprendiamo. Vitrano contro Lollo. Non modifichiamo la nostra formazione. Moscatelli contro Villa. Assistone per Longhena, che scarica per Vitrano, va in sottomano, che non va. Gio Borghi, rimbalzone. Allora Lollo. Per Amadio, la butta di là per Moscatelli. Moscatelli distante. Cambio. Esce Davide. Entra ancora Nicola Sporro. Mosca per Lollo, quasi anticipato da Mitrano, cerca di girare sui blocchi Amadio, cerca di sistemare i piedi, mette la bombetta, corta, Moscatelli schiaffeggia la palla ma non la riconquista e allora palla ancora per i ragazzi di bollate.
ancora bollate con Villa, prende ferro lungo, riconquista la palla poi Romeo Lunghena e Amadio dà una spintarella che sbilancia l'avversario e giustamente viene fischiato fallo. Rimessa da lato quindi per i ragazzi di Bollate. Mitrano, ancora Mitrano, perché al blocco rolla e poi da sotto Nicola Sporro, che cura decisamente molto bene il centro di Naghi. L'esperienza di Nicola sicuramente grande. Amadio arriva a rimorchio, Nicolas scarica fuori per Gioborghi, per Mosca, viene ancora il pallone per Lollo. Lollo che improvviserà una penetrazione, uno scarico per il gomito su Nicolas. Giorgione Borghi, super rimbalzo, poi gli rimbalza in mezzo alle gambe la palla e non riesce a riconquistarla. E allora Bollate, ancora 19-11, nessuno ancora segnato in questo quarto. Arresto e tiro di Longhena, miglior realizzatore della sua squadra. Comincia a riscaldare la manina. Chiama schema numero 1 Moscatelli. Moscatelli contro un nuovo entrato, Sassi. Nicolas per Lollo, esce dai blocchi. Ancora Lollo, pick and pop. Fuori ancora per Lollo, che prova a tirare non da tre, e infatti non è il suo mestiere non tirare da tre. Lollo deve tirare prima. Ferro lungo. Sassi ancora. Sassi contro Moscatelli. Fuori per Binaghi, gira sul perimetro per un tiro che scavalca sempre, già la seconda volta che fa scavalcare Mitrano Luca. Cambio, esce Lollo ed entra Sugar. Grazie. Allora Sugar, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di meglio. Siamo un po' addormentati sul 19, loro sono rimontati un pochino. Amadio, Amadio che va in uno contro uno, si avventura in sottomano, batte in mezzo a due e ci ristabilisce un'equa distanza contro il nostro avversario. Ancora finta, buon palleggio, ma ottimo rubone di Moscatelli che va verso il contropiede, poi schiaffone sulla penetrazione di Mosca Moscatelli, il numero 12, Roberto Mitrano. Due liberi per Mosca. Vediamo se riesce a essere più preciso di quanto lo era prima. E invece no, questa sera non è proprio serata sua. Secondo libero di Mosca. Si scalda Boss finalmente. Oh, buono, buono secondo libero di Boss. Esce Gio Borghi ed entra Boss. Giocherà allora Amadio 4. Giochiamo con il finto 5 questa sera. Amadio giocherà 4. Entra Boss. Esce sul blocco di Romei. Ancora Romei, uno contro uno contro Boss. Lo cura molto bene, lo accompagna verso il fuori. Amadio, piedini a posto, Nicolas polipeggia ma non ce la fa, e allora sono già subito pronti per amministrare il loro attacco ai ragazzi dell'Ardor di Bollate. Fuori per Sassi, Moscatelli, stasera veramente poco guardabile. Ancora Moscatelli, ama per Boss. Boss che va a prendere un blocco, invece no, lo prende adesso Sugar e poi va in mezzo al campo, butta una preghiera in cielo, realizza un bel canestro in caduta libera e si guadagna anche il libero supplementare. Entra allora numero 14 Tarabini al posto di Mitrano, del numero 20 Danesi al posto dell'ottimo Mitrano.
via, libero supplementare per Sugar, solo rete, bello preciso il nostro 1994. Giochiamo blu, giocano fuori per Sassi, il centrone fuori per l'arresto e tiro in parabola altissima contro Nicola Sporro di Danesi, ed è rimessa dal fondo per i nostri ragazzi. Rimessa dal fondo per noi, vediamo Sugar. Sugar ancora contro Sassi, esce Nicolas, fa un blocco, esce per Moscatelli. Moscatelli arresta il tiro che non va, neanche quella, e poi Amadio riconquista il rimbalzo. Ancora Zingaration con penetration di mister Sugar Del Pero. Rimessa dal fondo per i nostri, 10 secondi che diventano poi 14 per terminare questa azione. Boss, Boss, ancora Boss, uno contro uno di Boss, scarica fuori per Sugar Del Pero, linea di fondo conquistata molto bene Nicolas. Amadio da 1000 punti, contesa e palla recuperata perché la freccia volge verso il nostro canestro, quindi palla recuperata per i nostri, la freccia è nostra, è una contesa, contesa per i nostri ragazzi. Se doveva essere contesa, doveva essere nostra, io immagino. 25-15, 5-25 da giocare, basket Rovereto. Allora Danesi, Danesi che gira il pallone per Sassi, due blocchi sotto e poi ancora Danesi e poi ancora Sassi e poi fallo di Bosch che si appoggia. Fallo di Bosch che si appoggia. Rimessa laterale per i ragazzi di coach Carli. Ancora Sassi, pronti. C'è ancora della protesta per quella azione prima, erano stati chiamati 24 o la contesa, e allora deve essere giustamente rigirata la freccia, perché se non era chiamata contesa la freccia doveva essere verso di noi e non verso di loro, giustamente. Possiamo vedere anche un instant replay se vogliamo. Qua c'è una decisione veramente da... Se sono stati chiamati 24, la freccia va girata dove doveva essere girata prima, cioè verso in là. Rimessa per i ragazzi di Bollate, allora, via. 5-12 da giocare. Finta, poi ancora finta. Poi gira sul perimetro alto il pallone. Spinta fuori per Sassi ancora. Arresta il tiro di Sassi. Non va. Riprende un pallone Romei, ancora cerca di attaccare la nostra zonaccia, poi ancora per Romei, arresto e tiro di Sassi, cortissimo il ferro di Sassi, ancora Lollo che va a Sugar che va a cercare il fallo del numero 14, cambio per i nostri ragazzi, esce Moscatelli, questa sera poco guardabile, ed entra un ottimo Ricky Losa per questo primo quarto. 4:40 da giocare. Sugar domestica il pallone regalatogli un pochino male, e allora ancora Boss, finta il tiro, Boss, penetrazione, mano destra, bravissimo, si appoggia con il suo corpo, vola in mezzo all'area, realizza il punto del 27-15,
ancora Lunghena, che va in uno contro uno, è l'unico che segna contro il nostro Ricky Losa. Ancora Bossi, scarico fuori per Amadio, pallone deviato, doppio cambio per i ragazzi, triplo cambio per i ragazzi di Ardor Bollate, triplo cambio questa sera. Rimetta da numero 14, vicino a noi, Roberto Mitrano, no scusate, Tarabini, Tarabini per Danesi, Danesi per Villa, per il nuovo entrato Capitan Lazzati, gira ancora, la palla consegnata a ruota, e poi Ferro senza neanche, Ferro, e poi Barbi, no scusate, Sugar, che va in arresto e tiro sbagliando perché era troppo libero, non era in difficoltà, e di conseguenza diamo un contropiede facile che spreca in modo molto 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 contestabile il basket di Bollate, e poi Ferro ancora, poi schiaffeggiata da parte di Porro, e quindi 24 da giocare ancora per i ragazzi di Bollate, 3-19, 27-17. Fuori per Danesi, Danesi che cerca qualcuno che passa il pallone, Sugar lo cura molto bene, poi va in accompagnata, molto bella, far girare il pallone con le dita, e il basket di Bollate si porta sul meno 8, ancora Amadio per Bosche, lo dà a Nicolas, ancora Rosa, la gira sul perimetro per Del Piero, poi Sugar che va in uno contro uno, scarica per Nicola Sporro, poi Porro fa infrazione di passi, giustamente fischiata, cambio per noi. Manuel vuol raccontare qualcosa ai suoi ragazzi perché sono leggermente superficiali in questo quest'ultimo pezzettino di periodo, e quindi un pezzetto di un minutino per parlarci sopra quando siamo sul 27-19, cari amici di Piero da Saronno. La scorsa settimana, come dicevamo, siamo andati in quel di Cassano Magna, di Cerro Maggiore, scusate, a vincere una bella partita. Il miglior realizzatore è stato Lolo Lanzi con 18 punti, anzi il miglior realizzatore è stato Davide Terraneo con 20 punti, seguito da Lolo Lanzi con 18, Losa 10, Borghi 9, Barbisan 7, Boss 6, Moscatelli 5 ed Amadio 5. Nell'Ardor di Bollate invece svetta sempre il numero 4, oltre a Villa, che ha chiesto un ottimo realizzatore. Vediamo la prossima settimana che cosa ci riserverà. Ripresa dal fondo per i ragazzi nero-arancio di Ardor Bollate, la palla per Danesi, Danesi per Villa, gira poi per ancora Capitan Villa che viene abbracciato da Sugar Del Piero, e quindi fischiato il terzo fallo di squadra ai nostri ragazzi, e 14 secondi ancora da giocare per questo ultimo secondo quarto. Ancora Danesi, Danesi sul perimetro per Villa, passa sul blocco e poi va a rubare molto bene Losa, è rientrato anche Barbisan per noi, al posto di Amadio, Bosch viene trattenuto, il numero 14, da Galloni, taglia fuori pesante su Sugar Del Piero di Danesi, che riconquista il pallone del rimbalzo, la dà velocemente a Villa, Villa curato molto bene da Boss, inizia via sul perimetro, penetrazione di Mitrano, una speranza nel cielo, e poi fallo, fallo sul tentativo di recuperare il pallone, saranno due tiri liberi per Sugar, sì scusate, per Jack Porro, secondo fallo per lui,
due liberi, 1.52 da giocare. Nicola Sporro. Nicola Sporro, primo libero, è solo rete. Come dicevamo prima, Botti è il nostro miglior realizzatore, dice la media 11.29. Secondo libero di Sugar, sì, scusate, di Nicolas Ferrolargo, quindi riprende Bollate con il solito bellissimo finta di tiro, scarico sotto, che non va da parte di Villa, poi fallo, intercettata invece molto bene, perché c'era l'arbitro lì vicino. Doppio cambio per quest'ultimo minuto e 34. Rientrano il numero 19, dimenticato un po' in panchina, Binaghi, buon centro, e di numero 16 Calloni del 1994. Quindi doppio cambio per Bollate, 28-19. Danesi, Danesi per Villa. Villa per Calloni, che cerca di farsi largo, e Barbizan commette fallo, era con le braccia in alto, discutibile questa decisione. Quarto di squadra, secondo di Barbizan, due liberi per noi. Due liberi per noi, 1.23 ancora da giocare. Primo libero fatto solo rete da parte del numero 16 Calloni. Attenzione alla riga, gli dice l'arbitro, il signor Calloni, che prima non stava calpestando. Secondo libero per lui. Solo rete anche il secondo libero, 28-21, 1.23 ancora da giocare. Sugar contro Danesi. Nicolas, ancora Sugar. Ancora Sugar, prende il blocco di Nicolas. Ferro lungo, Nicolas stufa l'imbalzo. Toccata però la palla dai ragazzi di... di Coach Carli, e quindi 28-21, 1-0-9, 14 da giocare. Questa azione, scarico fuori per Barbizan, ancora Sugar che si fa abbindolare, Nicolas che va a cercare di stoppare, difende molto bene il corto e poi va della penetrazione. Villa la scarica fuori per Danesi, poi passi di partenza da parte del numero 20 Danesi. Minuto di sospensione per questi ultimi 46 secondi, chiesto da Manuel Ciglio per cercare di organizzare questo ultimo possesso per i nostri ragazzi. Ricordiamo i nostri arbitri mai visti da queste parti, Rebosio di Cesano Maderno e Riccardo Motta, anch'esso dalla provincia di Milano. Poi avremo i nostri microfoni l'allenatore Luca Carli, e poi vedremo chi sarà il fortunato invece del Basket Rovello, che ci commenterà questa partita alla fine del nostro gioco. 46 secondi, 28-21. Partita sempre davanti la nostra, ma stiamo smollando un pochino, ci manca un pochino di intensità. Credo che Manuel abbia chiesto un po' di intensità in questo ultimo attacco e in questa ultima difesa che dovremmo andare a fare. Rimette allora da lato Sugar, riceverà Losa, dimenticato qua Losa, giochiamo Transi. Nicolas era pronto per ricevere, Barbizan, vai sotto Nicolas, eccolo qua Nicolas, sotto fuori per Losa, vediamo il gioco se riesce, sotto per Nicolas, taglio e poi fallo, il numero 16 sulla bella penetrazione di Ricky Losa, che si è conquistato due tiri liberi e con 29 secondi anche gli ultimi 5 secondi di questo ultimo quarto. Primo libero solo rete,
29-21. Un tiro e si gioca. Ricchi, solo rete. Ok, 30-21. 24. Sono 5 secondi di distanza. Ministra il pallone, allora Bollate con Lazzati, il capitano, la scarica per Villa, buona la sua manina di Villa, cerca di fare pick and roll con Calloni, poi due finte di tiro, terza finta di tiro va, e poi Nicolas, 4-3-2-1, arresto e tiro di Losa che prende ferro largo. Amici di Piero da Salorno sul 30-21, andiamo a prendere un caffè, ci vediamo tra una decina di minuti, arrivederci.